riflessione sulla futura classe dirigente politica arriva dalla 2 giorni di Stresa, dedicata alla leadership. Vanni Caratto. Una politica che sappia guardare alle future generazioni ripartendo da partiti rinnovati e capaci di mediare le esigenze dei cittadini. E questo è uno dei possibili antidoti alle spinte populiste che emerge dalla prima giornata di dibattito a Stresa nel convegno organizzato da Iniziativa Subalpina. Con l'avvicinarsi delle prossime elezioni politiche non serve dunque trovare l'ennesimo leader forte, ma partiti che sappiano proporre un'idea di futuro. Spesso abbiamo gettato sui partiti tutte le croci, diciamo, come se fossero i luoghi del sottopotere, diciamo, degli interessi solo personali e mai collettivi. In realtà i partiti sono nati esattamente per l'opposto, e se qualcuno li ha usati in modo distorto, quello è un problema specifico. Negli ultimi 20 anni ci siamo illusi che il leader carismatico di turno risolvesse tutti i nostri problemi. Dopo una serie di delusioni, dobbiamo capire che tocca a ciascuno di noi fare il proprio dovere ed essere classe dirigente, ciascuno nel proprio ambito. Essere classe dirigente vuol dire anche formare le giovani generazioni senza illudere che si possa arrivare a dei risultati facendo a meno di sforzo, fatica, selezione, merito e